perché abbiamo capito che un segreto per l'eccellenza è il team. E io glielo spiegavo ieri a questo ragazzo, guarda che non basta andare a cercare chi accetta che ti dà il 10%, il 15%, perché se arrivo io che ho la squadra meccanici della Ferrari migliore, la Ferrari è migliore. Se sono più preparati, non è una questione di gomma, di metallo, è una questione di sapere cosa farlo e farlo in sincronismo. E se la squadra è tutto, la squadra viene prima dei materiali, viene prima della marca degli impianti, la squadra non c'è segreto più grande che attirare gli appassionati lavorando d'eccellenza e facendo vedere l'eccellenza. Allora a quel punto loro iniziano a comprare la rivista d'eccellenza. Vedi chi compra le riviste? Quelli sono gli appassionati. Quello è il miglior recruiting, non puoi mettere cerco dentisti, cerco chirurghi, chissà chi mi arriva così. Io ho fatto dei corsi dove mi davano dei consigli su come creare la squadra. E in questi corsi c'era scritto questo: fai vedere quello che fai. Inizierai a tirare a te le persone che come te pensano, che parlano magicamente la stessa lingua. Parli quello, dice, bah, già ci siamo capiti, ok, allora facciamolo. E a un certo punto diventa strategico perché c'è una cosa che poi capita, magica, che quando tu inizi a lavorare di eccellenza, puoi avere due tipi di curve di crescita, o una curva così, ok, che poi si stabilizza, o poi abbiamo la curva di crescita logaritmica. Okay. Noi abbiamo una curva di crescita logaritmica, che ha le sue problematiche che vanno risolte, che se non le risolvi chiaramente possono essere problematiche grandi. La principale, qual è secondo voi? La crescita logaritmica. Ho parlato adesso il team. Il team. Tu immagini che devi fare pizza, inizia a fare la pizza buona. Tutti vogliono la pizza buona. Chi la fai fare la pizza buona? Inizia a chiamare Franceschino, Luchino, Marchetto. Oh, vai, fai la pizza. Ieri facevo pasta, vabbè, oggi fai pizza. Ok. La chiave di tutto è il team. Devi creare qua. Ma il team è probabile che non avrai tempo di formarlo, probabile che dovrai prenderlo il team, attirarlo, dovrai creare un ambiente piacevole di lavoro, un ambiente dove non è stressante, un ambiente dove tutti vorrebbero lavorare, un ambiente Google, Facebook, dove comunque Inga non diresti mai, ma sta lavorando, Jana sta lavorando anche lei, non direste mai. Poi siamo sempre a fare picnic sul tetto, ma stiamo lavorando. Però è un ambiente, tutti vorrebbero lavorare in questa clinica. Molti dentisti ci chiedono qua di venire a lavorare, molti odontotecnici hanno lavorato in altri, però vengono da noi perché gli offrono di più, ma stanno qua. Perché poi il team te lo devi anche tenere. E quello è il know-how, è quella la cosa più di valore che ha un'azienda, poi sono le persone, l'esperienza, i corsi che abbiamo investito su di loro, abbiamo investito tanto, hanno tante esperienze. Loro potrebbe venire a una clinica magari di New York e dire tu domani sei il mio chirurgo, okay? Perché a New York non trovi chirurghi che hanno questa esperienza e che hanno fatto questi casi complessi. E allora a un certo punto devi che cosa? Responsabilizzarli. Creare un ambiente, il migliore ambiente dove io avevo lavorato era l'ambiente autogestito, dove io ero autonomo di quello che potevo fare, non c'era qualcuno che mi diceva di fare questo e questo, perché chi è bravo lo sa di essere bravo e sa che lavora bene quando tu gli dai strada dritta, so come Ferrari, quello, non gli devi dare vita, strada con le buche perché si rompono, si scassano. Io le ho già fatte le buche, ora voglio strada dritta e impostare io il mio team, il mio sottoteam. Abbiamo fatto un contratto l'altro giorno con la squadra medica, dove al terzo punto c'è scritto proprio questo. Di notte ho mandato dove a Vadim. Vediamo qua, andiamo su, qua parliamo tanto, parliamo. Eccolo, mi sa che è questo. La clinica responsabile, quarto punto, scusa, il medico e l'equipe che hanno visitato il paziente sono unici responsabili del piano di cura presentato al paziente. Nessuna figura, dottor Palma scompreso, può interferire con modifica al piano di cura finale. Ok, io mi sono proibito di modificare cose che magari non ho visto l'attacco, magari non ho visto certe cose che loro sono diventati più bravi di me. Ok, io mi occupo di sviluppo e ricerca, in giro per il mondo a vedere i protocolli.
costruisco la squadra ora mettendo da connettore sociale in contatto le migliori menti, perché abbiamo da fare cose molto complesse qua. E ci serve creare il team che fa ricostruttiva molto più avanzata, ricostruttiva oncologica, paziente che gli hanno tagliato mezza mandibola, non deve solo ricostruire i denti. E lì ci servono i cervelli, i designer, gente che sta in altre parti del mondo. E sono in pochissimi che stanno facendo questo, per questo poi vado a creare anche i gruppi. Ok, qua ho messo i migliori designer proprio al mondo insieme, continua a crescere questo gruppo. Questi sono i membri. Ok, amministratore, eccomi qua. Gli altri sono moderatori. Questo è una fucina praticamente di ricerca dei designer del futuro. Qua ci sono, qua ci scriviamo e qua andiamo a creare le squadre. Io giro il mondo a creare le connessioni con i top. Questi sono i top. Pubblichiamo, facciamo vedere a livello mondiale quello che stiamo facendo. Qua stavo per esempio a New York. Sono delle bravissime persone queste due. Esporto il mirto nel mondo, quella cosa collaterale, ok? Lui e Sander, per esempio, stavano facendo, per esempio, fanno comparative tra i software loro, i due più grossi software che si usano a livello mondiale. Qua dentro si riesce a fare che cosa? Networking con le persone giuste, che non incontri per strada, cioè non è che passeggi oggi a Ismail incontro Fernando Polanco, oppure che ne so, incontro Raffaella Carrà, se uno vuole andare nello spettacolo.